Salve a tutti, questo è un video che ho pensato di fare per tutti coloro che devono far volare il proprio gatto o cane di piccola taglia. Perché ho notato ci sono molti video, molte istruzioni, ma principalmente sono in inglese. Quindi vorrei testimoniare qui la mia esperienza di volo del mio gatto Sunny da Pisa a Copenaghen. Sunny è una gattina di 8 mesi, senza previa esperienza di volo. Le sue abitudini preferite sono stare al sole e rincorrere oggetti e mordermi la mano. Adora dormire sugli armadi e quello che sta indossando in questo momento è una pettorina, perché nel video mancava un giorno alla partenza. E praticamente le ho comprato una pettorina con guinzaglio e le ho fatto indossare qualche giorno prima per abituarla. Voi direte: pettorina con guinzaglio, perché l'hai portata così sull'aereo con il guinzaglio? No. L'animale sull'aereo può viaggiare o in stiva o in cabina con voi. In stiva principalmente ci vanno i cani grossi o gatti o cani che, insieme al loro trasportino, superano o i 10 kg o i 7 kg di peso. Principalmente è una condizione di volo che io sconsiglio a tutti, perché il cane si stressa molto. Io fortunatamente ho avuto la possibilità di portare il gatto in cabina con me. L'animale che viaggia ha principalmente bisogno di un passaporto. Questo è il mio. L'ho fatto rilasciare dalla ASL locale, c'è proprio un dipartimento della ASL dedicato alla veterinaria. E su questo passaporto sono riportati i dati dell'animale e il numero di microchip. Infatti, un animale per viaggiare deve avere o un microchip, ovvero una specie di pulce, di un sistema di identificazione che viene messo sotto cute, oppure un tatuaggio nel caso di un cane. Tale microchip permette al veterinario di riconoscere l'animale anche in tutta Europa, nel caso di sparizione o roba del genere. In tale passaporto deve essere registrata la vaccinazione antirabica. E il passaporto è valido, cioè viene rilasciato solo a 20 giorni dal vaccino e scade quando scade la validità del vaccino, però può essere rinnovato e rinnovandolo e rinnovandolo ha valenza quanto la vita dell'animale. In aggiunta, voi dovrete portare con voi il libretto sanitario del veterinario. Un libretto dove saranno riportate le vaccinazioni che il gatto ha fatto, perché è vero che serve l'antirabbica per farlo, però in molti paesi è necessario che il gatto abbia fatto la vaccinazione trivalente, ad esempio, per essere ammesso. Infine, non è sempre richiesto, ma il veterinario mi ha stampato un certificato di buona salute, sia in inglese che in italiano. Prese queste procedure, e ritengo che uno debba farle per tempo, minimo un paio di mesi prima, mentre il certificato di buona salute va fatto il giorno prima o 2 giorni prima, perché sennò non vale più. Appunto, fatte queste procedure, è necessario informarsi con quale compagnia si vola. Ovviamente va fatto un biglietto tenendo conto del gatto o del cane. Non si può andare senza, bisogna farlo prima. Io, ad esempio, ho lavorato tramite agenzia perché volevo essere sicura e non tramite internet, e in genere si paga un sovrappiù. Trovata la compagnia, bisogna informarsi sul tipo di trasportino che vogliono. Ad esempio, Alitalia fa impazzire perché mette delle misure molto precise dei trasportini, però quelle misure non esistono. E io ad esempio sono andata in crisi perché diceva che il trasportino doveva essere rigido, però doveva essere così, ma non esisteva. Allora io l'ho cercato, ma non riuscivo a trovare.
Alla fine sono andata dall'intero staff di Alitalia, dell'aeroporto di Pisa, e gli ho detto: guardate, io non so come fare. E loro mi hanno detto: guarda, che se tu hai trovato un trasportino che supera di, che ne so, 8 centimetri, quello che vogliamo noi, ma è morbido, allora va bene. E io ho comprato questo trasportino che vedete ora nelle immagini, che è morbido, si può piegare. E c'ha anche il vantaggio di avere la tracolla per poterlo portare, ed è stato comodissimo portarlo a tracolla il gatto. E c'ha anche all'interno un gancino a cui eventualmente il gatto può essere agganciato con la pettorina. Io ho anche riempito il trasportino, l'ho foderato con della carta impermeabile, è la stessa carta che viene usata per insegnare i cuccioli di cane a fare la pipì, perché deve essere impermeabile. E poi appunto ho comprato pettorina e guinzaglio perché al metal detector te lo fanno far uscire e lo devi prendere in braccio. E io non so come reagiscono i vostri animali, ma io ho pensato: e se mi scappa, siamo fritti. Quindi prima di tirarla fuori, ho infilato una mano nel guinzaglio, l'ho stretta a me. Siamo passati sotto il metal detector. L'assistente di volo è stato gentilissimo, ha fatto passare subito il trasportino e poi l'ho rimesso dentro. E ce l'abbiamo fatta. Insomma, lei è stata buonissima, cioè si è attaccata a me e basta. E che altro ho portato per il volo? Io ho portato anche delle crocchette, ho portato dell'acqua, però non ha né bevuto né mangiato. Ha lappato un po' di yogurt durante la sosta a Fiumicino perché avevo preso dello yogurt, e ha mangiato un paio di croccantini dalle mani, però in genere l'animale stressato si mette lì e si guarda intorno. Lei tra l'altro aveva sonno, ma non riusciva a dormire. Se miagola, se piange, il mio consiglio è di carezzarlo perché lei si è calmata molto. E il personale di volo vuole che al decollo e all'atterraggio il gatto o il cane stiano sotto al sedile. Quindi dovrete metterlo sotto, tenerlo tra le gambe e solo al momento di standing lo potrete tirare fuori, cioè potete tirare fuori da sotto il sedile e tenerlo sulle vostre gambe, con tutto il trasportino però, senza tirarlo fuori. E un'altra cosa che si dibatte molto a proposito è: va sedato o no? Ad esempio, ho delle parenti che usano il Killitan, che è un farmaco, una specie di droga, però molti me l'hanno sconsigliato, in primis il veterinario, perché pare che il gatto si stordisca, quindi magari non miagoli, non faccia cose, però sia comunque spaventato, senta comunque la paura e in più c'ha la paura di essere stordito. E cosa ho fatto? Quindi io mi sono procurata del Feliway, che praticamente sono ormoni e si possono trovare sia in formato tipo Ambipur, che si attaccano alla presa e si diffondono nell'ambiente, e devo dire che da quando siamo qui lei è buonissima, gioca, dorme perché è molto tranquilla. Eccola qui. Oppure c'è la boccettina che si spruzza, e quella ha una durata di circa 2 ore. E appena spruzzi, dopo poco si calma in generale. E inoltre, questo mi sono informata dal veterinario, le ho dato delle gocce diluite nell'acqua di fiori quali valeriana, passiflora, melissa e camomilla. Sono gocce di erboristeria che vengono preparate per le persone. Sono dei calmanti naturali e a me è capitato di averla in casa. L'ho fatta vedere al veterinario e ho detto: sì, daglielo. Gliel'ho data la sera prima del volo e al mattino.
Penso che sia la soluzione migliore perché in questo modo non era drogata e tra l'altro mi sembra che Alitalia esiga che il gatto sia sveglio quando vola. Io ho volato con Alitalia e Scandinavia, devo dire che il personale di Alitalia è stato bravissimo. Non hanno, cioè, avevo sentito delle cose agghiaccianti sul personale dell'Italia, non è stato il mio caso. Scandinavia, cioè, il problema di quei voli lì è che a mio avviso c'è troppo poco spazio tra un sedile e l'altro e ho avuto grossissima difficoltà a infilare il trasportino sotto il sedile, però per il resto niente. È stata un'esperienza molto positiva e tutti mi hanno sconsigliato di portare, non tutti, diciamo, qualcuno mi ha sconsigliato di portare il gatto con me, però io sono molto contenta. E quindi, niente, volevo testimoniare la mia esperienza. Può non valere in tutti i casi, io in ogni caso consiglio di rivolgersi al proprio veterinario, di rivolgersi alla ASL locale. E di parlare con la compagnia, perché se uno ad esempio si spaventa per i numeri dell'Italia, poi può scoprire che in realtà è molto più elastico di quello che sembra. Sono a disposizione per qualsiasi domanda, ovviamente io sono solo una viaggiatrice e spero che questo video possa essere stato utile in qualche modo e vi ringrazio per avermi seguito e a presto.